Salve a tutti legionari, bentornati sul mio canale e bentornati su Jurassic Ark. Signori, signori legionari, siamo qui ancora una volta e oggi andremo a prendere, insomma, degli animaletti, insomma, un pochino pericolosi. Allora, fino adesso abbiamo preso, insomma, gli animali un po' più famosi del gioco. Adesso, oggi, andremo a prendere animali un po' meno famosi. Allora, buonasera Federico, buonasera Pietro Rugiano, Cristian Pinto, Samuele Lanzaronga, Cristian Giaccone, Cristian Pinto, già ho detto, Giovanni De Carli, Leonardo Lejage. Buonasera a tutti, benvenuti in live, benvenuti da Gaio Gio Cesare Gaming. Allora, andiamo un attimo a vedere qui la situation. Io volevo portarmi qualcosa per pararmi perché oggi andremo a prendere qualcosa come il drago spinoso e il terror bird, ragazzi. Quindi, allora, lasciamo innanzitutto questo qui che ci serve solo ed esclusivamente per riparare il fucile e vabbè, per portarci le sacche di sangue appresso. Però, comunque, oggi ci serve un po' di narcotico. Assolutamente, ci serve un po' di narcotico. Ne prendiamo un, vediamo un attimo, un 500, ma pure troppo 500. Prendiamolo, ecco, 291, arriviamo a 300, perfetto. Volevo costruirmi il... Aspetta un po', questo quanta roba ci vuole? Un po' troppo. Madonna, il ferro che serve per questo. Ma qui non c'ho ferro, assolutamente. Madonna, ragazzi, sto a corto di ferro. Andiamo a prendere il ferro dalle nostre forge, raga. Andiamo a prendere il ferro. Sto a corto di ferro, impossibile, una cosa impossibile. Allora, 8.500 qua. Devo andare a riprendere ferro. Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Allora, Semper Fidelis, Christian, Semper Fidelis. Ma questo è più che altro il motto dei Marines, non era il motto delle legioni romane. Comunque dai, l'accettiamo, per oggi l'accettiamo. Allora, poi che dite, che dite? Vediamo. Mi è arrivato il gioco, non funziona. Come non funziona? Mi è arrivato Ark, boh, non funziona. Ma tu ce l'hai su Play, mi hai detto, Cristian? Non mi ricordo. Dove ti è arrivato? Sul computer o su giochi su Play 360? Bella Antonio King, benvenuto in live. Allora, lasciamo sto ferro qui. Ammazza, già è pieno qua. Porca miseria. Questo lo mettiamo a posto innanzitutto perché è sempre bene mettere tutto in ordine, ragazzi. Qui abbiamo un altro po' di dardi. Ce li prendiamo. Vediamo un attimo. Prendiamoci pure sti colpi. Non si sa mai. Allora, andiamo a vedere questa spada qui, che è bella tozza e bella potente. Vediamo un po'. Prendiamo un po' di legno che sta in giro qui. Qui ci sono i colpi. Il legno sicuramente qualcosa starà qua. Fammi sapere dove giochi, magari sul computer è solo questione di potenza di computer. Magari la possiamo risolvere così. Hai provato ad abbassare tutta la qualità? Prendiamo anche la pelle che ci serviva. Vediamo un attimo se così possiamo costruire la nostra spada ultra mega potente. Io direi che questi tubi li possiamo pure buttare perché non ci servono. La sella la mettiamo su. L'arco, questo è forte fracico, dai, arco, forte fracico. Vabbè, allora, mettiamo questa robetta qui dentro, perfetto. Adesso mettiamo pure questo. Allora, vediamo un attimo se questa spada la possiamo fare. Cosa manca? Un po' di legna, un po' di legna. Vediamo un po' se qui dentro l'assemblatore c'è rimasta un po' di legna. Sì, c'è rimasta, ma poca poca di legna. Fammi pensare, dove può stare la legna? Qui dentro, forse dentro il workbench, sì, esatto. Allora, Cristian Paola, ciao Cristian Paola, Mr. Coli, buonasera, Cristian Giaccone, no, su Xbox One, come fa a non funzionarti su Xbox One, Cristian? È impossibile, cioè, neanche a dire che era, devi magari cambiare la scheda video, perché lì è tutto integrato, quindi se il gioco l'hanno fatto per quella console è evidente che funzioni. Come può essere possibile una cosa del genere? Allora, vediamo che possiamo buttare perché qui... Allora, facciamo intanto
la spada, intanto che possiamo. Prendiamo il blueprint e lo portiamo a posto. Allora, dato che comunque abbiamo il nostro gladio, noi ce lo portiamo. Ci portiamo anche questa spada perché, ragazzi, non si sa mai. Vediamo un attimo. Qui, eccoli qua. Qui c'ho i blueprint delle armi. Vai. Che farai? C'è scritto in descrizione, c'è scritto in, sul titolo. Vediamo un po'. E non funziona. Ma porca miseria, ma come cavolo è possibile? Mark è solo per PC? No, è anche per Xbox One, Xbox penso anche 360 e PlayStation. Mi sono unito adesso. Buonasera, Jesvien Sink. Madonna, raga, che nomi difficili che avete. Comunque, allora, lasciamo questo legno qui. Andiamo a mettere... Chiamiamo l'ascensore! Salve, buongiorno. Mi porti al primo piano, poi prendo quest'altro ascensore e andiamo al secondo piano. Questa è la nostra stanza, ragazzi. Io mi sembra che qui ho messo le selle, esatto. Mettiamo la sella qui. E andiamo a cacciare il drago spinoso. Però, allora... Il drago spinoso, ragazzi, è un po'... è un po' difficile trovarlo. Allora, facciamo così. Sto pensando perché vorrei andare col cavallo, col nostro unicorno. Però sto pensando come avvicinarci. Perché, allora, noi stiamo esattamente non molto lontani dal deserto. Allora, facciamo la nostra strada di qua. Magari se ti muovi. Cosa sei, pieno? Grazie al cavolo. No, sono andato dall'altra parte della mappa. Vabbè, poco male. Poco male, raga. Guardate che bella la mappa da lontano, raga. Guardate che bella. Questo succede. Questa cosa che mi è successa a me succede quando si ha dentro l'inventario i pesetti della mod. Ovviamente per chi gioca a PC, ragazzi. Ogni tanto mi si apre un paracadute. Magari questa volta no, niente, non ce l'ho. Vabbè, ragazzi, poco male. Facciamo così, ci teletrasportiamo. Insomma, sto teletrasporto, ragazzi, è un po' una mano santa. È una mano santa. Allora, non lo so, mo faccio il rimborso e poi mi puoi consigliare dove comprarlo. Ma se l'hai comprato deve funzionare per forza. Ma gli altri giochi ti funzionano? Mi sembra strano, veramente, Christian. Non so. Mi sembra veramente strano, perché se compri un gioco su Xbox è normale, cioè deve funzionare per forza. Non ci sta altra spiegazione. Non c'ho veramente idea, credimi. Comunque il gioco, ecco, per Xbox lo puoi comprare o su Amazon o addirittura su... come si chiama? O su Amazon o da GameStop. Certo che da GameStop, insomma, se ne approfittano un po'. Magari risparmi un pochino su Amazon. Cerchi il gioco al minor prezzo possibile e insomma, lo paghi di meno. Buonasera, Warrior! Ragazzi, salutate tutti il nostro moderatorissimo. Buonasera, Warrior. Benvenuti in live. Benvenuti in live. Oh, facciamoci tutto il nostro parco. Tac. Tanto qui i nostri animali, raga. Che fa questo? Se ne vuole andare? Se ne vuole andare. Vabbè. E tanto resterei lì, caro mio. Oh, Christian Pinto, ti ha salutato 7 volte. Buonasera, benvenuto in live, Christian Pinto. Pinto Christian. 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 Crinto. 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 Pinstian. Allora, dai, andiamo a cacciare i draghi spinosi, ragazzi. Oggi andremo nel deserto, ragazzi, un ambiente molto ostico e pericoloso, oltre che comunque caldo. Sarà un ambiente molto caldo, ragazzi, sarà molto pericoloso, soprattutto perché ci saranno molti animali pericolosi, come per esempio i lupi, ovviamente i draghi spinosi, e ci sono, se non sbaglio, anche i terrorbird. Buonasera, cugino Sara Manganaro. Buonasera, benvenuti in live, ragazzi. Allora, lì c'è un
un raptor. Vediamo un po', ma come sto messo? Acqua ce l'ho, il cibo ce l'ho, ho caldissimo. Però tanto mo andiamo sulla neve e non avremo più caldo. Oggi, raga, ho optato per questa cosa, cioè per andare con il cavallo, perché è logico, ogni tanto, ragazzi, bisogna prendere anche gli animali di terra, i nostri animali di terra, altrimenti è inutile che li abbiamo presi. Guardate come galoppa, raga. Oh, ma guardate, dove sta? Se mi lasci libero un attimo. Ma vaffan bene, va. Ma tu guarda. Oh, ancora. Ma mo t'ammazzo pure a te. Via. Ma sapete che mi sono scordato, raga? Mi sono scordato? Oh, ma mo davvero? Ma mo m'avete rotto, eh? Via un po' qua, amico. Qualcun altro? Vuole assaggiare il mio gladio? Qualcun altro? Come faccio come Etto, come Achille, ragazzi? C'è qualcun altro? Allora, aspetta qui, che è successo qui? Ah, me so. Che cosa? Ah, ma allora ci risiamo. E allora ci risiamo. Dove è andato il cavallo? Dai, svegliati, cretino. Dove è andato il maledetto? Mi hanno attaccato, ragazzi. Sti maledetti. Allora, qui siamo a posto. Mi sono scordato. Eccolo là, un'altra volta. Mannaggia la miseria, guardate, oh. Raga, sì, micro raptor sono maledetti. Sono fantastico, addirittura, Sara, grazie. Allora, io l'ho comprato su eBay, ci ho comprato anche GTA e quello funziona. Mark no. Ma forse sarà rovinato. Dove è andato sto maledetto? Che lo voglio ammazzare, lo voglio triturare. Dove sta? Maledettissimo microraptor. Ma ti devo prendere, eh? Dove vai? Ti devo prendere. Mo' rivieni avanti. Rivieni, dai. Allora, ritorniamo un attimo a Ranger One. Perché dobbiamo prendere, raga, dobbiamo fare uno scudo. Ci dobbiamo fare almeno un paio di scudi, perché i draghi spinosi, ragazzi, forse voi non lo sapete, ma sono molto pericolosi. Sono molto pericolosi perché quando attaccano lanciano delle spine. Quindi, scudo, eccolo qua. Quale ci faccio? Ci facciamo uno di un modo e uno di un altro, raga. Uno così e uno così. Così ce li abbiamo tutti, alla romana proprio, ragazzi, grandi. Allora, Leo, buonasera, benvenuto in live e benvenuto anche a The Long Wolf. Il lupo solitario. Zero. Last remote location. E andiamo per la nostra strada. Continuiamo la nostra strada. Insomma, vabbè, ragazzi, sto teletrasporto è veramente, veramente una mano santa. Perché comunque, ecco, ci siamo scordati una cosa. Torniamo indietro in un attimo. Siamo di nuovo nel posto dove eravamo. Eh sì, dovevi fare l'impennata, se no non eri contento. Ora, gliela diamo la botta. Oh, ma attacca pure questo, eh. Hai capito, eh? È incazzoso sto cavalluccio, eh. Là c'è un lupo, raga, scappiamo perché quello magari è pericoloso. Vediamo un po' se ci sta seguendo. No, non ci stanno seguendo, perfetto. Oh, andiamo a fare una... Oh, sì. Scappiamo perché il lupo è pericoloso, poi trovo un branco davanti. Mi trovo un branco davanti, lì c'è un altro. Vediamo un attimo. Sì, ci vado pure addosso e... Siamo meglio del cavolo. Ok, allora, guarda qui un mammutozzo, ragazzi. Io mo ci provo da GameStop e vedo quanto costa. Poi, ma perché mi sono sfortunato? Ma perché? Ma tranquillo. Allora, fai una cosa, vai da GameStop. Magari fallo provare a qualche amico. Vedi un attimo se l'amico che hai, insomma, gli funziona. Perché magari è solo una questione di... Magari è troppo graffiato sotto. Potrebbe essere. Il CD è troppo graffiato sotto. Controlla, magari dagli una pulita.
Vedi un attimo perché è un peccato, insomma, hai speso dei soldi e se non funziona. Comunque contatta anche il vecchio venditore e digli, oh, ma mi hai dato un gioco che non funziona, cortesemente, cioè, mica sto qui a spendere soldi, eh. Poi se è un brava, se è una brava persona, magari ti ridà un po' di soldi e ti richiede ovviamente la spedizione, perché altrimenti non lo so. Io, a me mi roderebbe. Comunque, ragazzi, non comprate, beh, cioè, non comprate su eBay. A me non piace come sito. Pensate che tempo fa me l'hanno hackerato il mio account e stavano vendendo una degli iPhone 5, ma era una truffa, ma avevano hackerato l'account. Io me ne sono accorto, insomma, perché ho ricevuto delle mail e ho fatto in tempo a far chiudere la questione da eBay. Mi hanno tolto l'account che ce l'avevo da anni e anni e non me l'hanno più restituito. Oh, teoricamente, ragazzi, dovremmo quasi esserci. Teoricamente, lì ci sono i lupi, andiamo di qua. Sei il mio preferito, grazie Sara, grazie mille. Grazie mille. Allora, qui c'è neve. Oh, che cos'è quella cosa? Ah, un dra il drago, il drago. Porca miseria, fammi andare di qua, va. Non vorrei che comunque quello se mi prende, ragazzi, ho finito. Sono finito veramente. Vabbè che ho il fucilazzo quello magnifico, appresso, però. Allora, qui non vedo altro che neve, ragazzi. Via, 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 andiamo di qua. Allora, andiamo di qua sopra perché lì vedo che, insomma, è tutto chiuso. Allora, vediamo un attimo. L'ho pagato 80 euro. Porca miseria, ragazzi. 80 euro un gioco che non funziona. No, diglielo, restituiscilo. Perché digli, senti, io te lo rimando, ridammi i soldi. Ti mando pure GTA e GTA te lo compri magari su Amazon. Raga, comprate la roba nuova. La roba usata solo se siete sicurissimi la dovete prendere. Ma dovete essere sicuri, sicuri, sicuri al 100%. Se no, queste cose succederanno sempre, raga. Dovete stare, insomma, attenti perché tanto chi vi può fregare sta dietro l'angolo. Ecco, io mi devo comprare il G29, il Logitech G29. Avevo trovato un G27 a 100 euro, che poi più o meno il costo ci sta, no? Questo qui praticamente voleva il pagamento con una ricarica post-pay. Ragazzi, non la fate mai la ricarica. Se qualcuno vi chiede la ricarica, non la fate perché non siete tutelati. Siete tutelati solo pagando PayPal o comunque con carta di credito. Sempre. Eccolo là l'altro Microraptor. Scappiamo di qua. Dovessero comunque. Oh, ma quanti so? Ma quanti so sti cavolo di Microraptor maledetti? Maledetti Microraptor. Adesso vi ammazzo tutti. Vi ammazzo. Ecco pure i lupi. Mo' mi ammazzano pure i lupi. Maledetti, maledetti, maledetti. Oh, questo qua pure. Mamma mia, tocca ammazzarlo. Tocca ammazzarlo. Non c'è niente da fare. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Dove scappi? Vieni qua. Perché mi giri intorno? Vieni qua. Ho capito, ma maledetto. Oh, ma maledetto. Meno male, ragazzi, che ho l'armatura. Insomma, guardate che casino che ho fatto. Meno male che ho l'armatura super potente, ragazzi, e non mi fanno praticamente nulla. Allora, vediamo un attimo qui. Che dica, domestica il gigantosauro. Ma già l'ho fatto, Sara. Ma poi che pizza, no? Sempre il gigantosauro mi sono rotto. Adesso vado a prendere il drago spinoso. E questi maledetti Terror Bird, che dovrei prendere pure questi, ma prendo tutti insieme nel deserto. Muori, maledetto, muori. Allora, vediamo un attimo. Dovremmo esserci quasi nel deserto, porca miseria. Devo scendere da questa parte e andare sempre dritto. Vediamo un attimo, forse se passo di là faccio prima. Io sto a contatta, contanta, ma non trovo il numero. Cerca di trovarlo, magari su eBay direttamente. Ho il numero, comunque mandagli una mail. Oppure contatta direttamente l'assistenza di eBay. Digli cosa è successo e digli che il gioco non ti funziona. Insomma,
come cosa dovresti essere tutelato, specie se hai pagato tramite carta di credito o tramite PayPal. Insomma, questo ragazzi voleva assolutamente il pagamento con la ricarica post pay. Io mi sono rifiutato, gli ho detto: senti, se vuoi davvero che io compri il tuo G27, dovrai darmi un account dove poter pagare tramite post pay, tramite PayPal, altrimenti non sono tutelato, tu potresti tranquillamente prenderti la ricarica dei 100 euro e sparire nel nulla. Io, siccome non sono nato ieri, gli ho detto così, lui ovviamente è sparito perché ha proprio confermato che voleva truffare. Ma porca miseria, mi ha fatto prendere in colpo sto maledetto. Maledettissimo. Guardi i Troton maledetti, raga. Questi mi addormentano, questi mi fanno male. Vieni. Vi aspetto, maledetti. Allora, 9, 8. Li addormento, raga. Ah, sono morti tutti. Madonna, ragazzi. Oh, ma qui è un pericolo continuo quando stai a piedi, oh. Vediamo un po' chi c'è qua. Eccolo là. E io t'ammazzo. E mo? Chi vince? Muori? Maledetto, ragazzi. Sto ammazzando tutta la fauna. Tutti vi ammazzo. Madonna, raga, veramente è terribile sta cosa. Mi ha fatto prendere in colpo quel maledetto. Pure a me è costato tanto, 80 euro e non funzionava. Raga, dovete stare attenti. Allora, io ho sempre preferito prenderlo nuovo piuttosto che usato su internet. Raga, su internet le cose usate non si prendono perché non potete mai sapere se funziona o meno. Oh, io non trovo la strada per andare. Ma guarda, sono andato al contrario. Ma porca miseria, sono andato al contrario. Devo andare di là. Uffa. Vediamo un po' la mappa. Eh sì, stavo andando al contrario. Devo andare di là. Eh sì. Raga, è pericolosissimo qui la Redwood, perché avete visto? Ci vuole veramente poco per essere attaccati. Maledetti Troton, no. Ma quelli sono proprio maledetti, raga. Quelli ti avvelenano. Via. Andiamoci. Pure il carno, mo. Pure il carno. Ci manca solo il carno. Allora, devo salire di là. Qui non c'è una salita, no. Quindi mi tocca andare di qua, raga. E fare il giro. Ark è gioco con in sconto su Kinguin, dice Warrior. Mi raccomando, ragazzi, se dovete prendere Ark in sconto da qualche parte, prendetelo col mio link di Kinguin, ragazzi. Sicuramente risparmierete molto più che se lo pagate direttamente da GameStop oppure su Steam. Oh, quello è un orso. Ovviamente l'orso non ti attacca se non ti avvicini a lui. Quindi su quello stiamo tranquilli. Oh, troviamo sto maledetto deserto che lo trovo sempre e oggi non lo riesco a trovare. Allora, vediamo un attimo. La strada dovrebbe essere questa. Arriviamo al confine, insomma, alla fine della mappa e poi se andiamo a sinistra dovremmo arrivarci. Saliamo su. Oh, ma tutto così, che cos'è questa qua, questa roba? Ah, il maledetto che viene qua e sputa pure. Ma non c'è una salita del cavolo dove io possa salire con il mio bellissimo unicorno bianco, bianco neve, tra l'altro. Oh, è vero, mi sono sbagliato, vestiti, raga. Io, porca miseria, non vedo neve, cioè vedo solo neve qua.
Allora, se seguo il fiume qui dovrei arrivare, forse? No, di qua si va sulla neve, quindi è di là. Eh sì, di qua vedo solo neve, quindi è di là. Togliti dal cavolo, rinoceronte maledetto. Oh, una puntata per cercare il deserto a piedi, raga. Allora, io invece ho comprato un drone a 500 euro e per 2 volte l'ho potuto rimandare indietro perché non funzionava. Ora il terzo funziona. Ma che ci fate col drone, raga? Ma col drone è facilissimo volare. A sto punto compratevi un elicottero, che è molto più figo, raga. Io lo trovo molto più figo l'elicottero. Ho portato pure il drone, non mi piace, non... molto meglio l'elicottero, raga. Poi ci volavo in casa, quindi ho detto tutto. Oh, vede, raga, qui non c'è neve, quindi ci stiamo avvicinando, piano piano ci stiamo avvicinando. Vediamo un po' la mappa qui che dice, forse se passiamo, quello là è il confine, quello là è la fine della mappa, ne sono certo. E quindi se passiamo da questa parte dovremmo trovare il deserto. Guardate che giro infinito che ho fatto, porca miseria, ero arrivato, ho fatto il giro lungo. Allora, vediamo un attimo. Dai che siamo arrivati, siamo quasi arrivati, dai. E mo io faccio il rimborso, beh per forza, devi chiamare o comunque devi contattare l'assistenza eBay e gli dici che il prodotto non era funzionale. Magari loro ti sanno consigliare meglio di me, che io, insomma, eBay è un po' che non lo uso. Proprio perché mi avevano tolto l'account per frode. Per hackeraggio più che per frode, perché dopo... Oh, qui è altissimo, eh. Vediamo un po', passiamo di qua. Oh, qui fa caldissimo, infatti devo togliermi l'armatura. No, andiamo a cercare questo. Oh, dove vai? Dove vai? Porca miseria, raga, porca miseria. No, così, così si fa male, eh. Devi andare piano. Guarda i carno, guarda là. Da quelli che so? Ah, quelle so Argentavis. Allora. Oh, un giorno di questi devo prendere anche gli scorpioni, ragazzi. Uè, Promark! Buonasera, benvenuto in live! Allora, andiamo di qua adesso che sono impegnati. Guardate i bot, raga, guardate i bot! Ma vogliono attaccare lo scorpione? No! Questo mi ha visto, viene da me. Che è successo lì? Andiamo via, andiamo via, andiamo via. Altri cavalli, raga, altri cavalli. Forse là c'è un drago spinoso? No, è un anchilosauro. Terrorbird però, madonna quanti. Ma so Terrorbird, no. Sono iene. Guarda le iene che prima attaccano lui, poi attaccano me. Maledette, oh, maledette iene. Allora, vediamo una... la miseria, che cacca gigante! Ma da dove è uscita? Allora, vediamo un attimo. Vediamo un attimo qui sotto se c'è qualcosa. No. Troppo, troppo! Mamma mia, ragazzi. Che salvataggio proprio in calcio d'angolo. Qui c'è qualcosa? No. Lì un altro bot. Vediamo un po' qui che troviamo, raga. Eccolo là, eccolo qua, raga, qui sotto. Drago spinoso. Allora, vediamo un attimo di scendere un pochino. Allora, aspetta, però devo mettere... Guarda sto botta, guarda, guarda. Uno di qua e uno dietro. Una. Dove vai? Dove scappi? Vieni qua, che fai? Giro giro tondo? Allora.
Io ho paura per il mio cavallo qui, per il mio unicorno, però lo mettiamo qui. Lo mettiamo qui e lo mettiamo in passivo. Sì, mettiamolo. No, mettiamolo in passivo, raga, perché ho paura che se i draghi mi attacchino, questi vengono e. Aspetta, 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 però. Voglio uccidere quel. Ok. Per forza, perché non vorrei che rompesse il cavolo. Allora. Porca miseria. Però c'è un problema. No, il l'anchilosauro mi ha ammazzato il drago spinoso? Ma sei maledetto, sei un pezzo di carta. Me l'ha uccisi tutte e due. Ma maledetto. E adesso ti uccido io, maledetto. Adesso ti uccide il Gaio Giulio Cesare. Vieni qua. Oh, Cristiano Del Vecchio! Grazie per l'iscrizione e benvenuto in live! Hai un grande cognome! Hai un grande cognome per noi romanisti! Guardate che bello, raga! Tac! Chi è? Che gli vuoi dire? Lo prende un po' storto lo scudo, però va bene così. Allora, vediamo un attimo. Samuele Buzzi, ciao, sono triste e quindi guardo te e decenti. Ah, diventi felice. Grazie mille, grazie mille. Come si chiama? Samuele Buzzi. Perché sei triste, Samuele? Perché? Che hai fatto? Oh, cerchiamo altri draghi spinosi. Cerchiamo altri draghi spinosi. Qui ci è andata male con quell'anchilo. Anchilo killer. Erano due. Giulio, devo andare. Ciao, Christian Giacomo. Oh, via, 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 via. Andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua. Grazie per essere passato, Christian. Eccone altri, altri, eccoli qua. Allora, questo lo mettiamo qui. C'è qualcuno? No. Questo lo mettiamo qui. Questo lo abbattiamo. Lasciamo il legno, raga, che non ci serve. Oh, 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 oh. Lascia stare il mio cavallo. E non t'azzardare più, capito? Aspetta, dato che questo contiene Prime, noi ce ne prendiamo un po' di carne. Questa la buttiamo. E quest'altra ce la teniamo. Allora, draghi spinosi, eccoli là. Ce ne stanno tre. Però lì dietro ci sta pure un carno. Facciamo così. Lo addormentiamo. Così quest'altri li possiamo addormentare tranquillamente. Allora, dato che comunque sono pericolosi, raga, io sparerei direttamente col fucile pro. Per forza, perché. Aspetta, fammi vedere. Boh, sono quattro, raga! Bellissimo! Allora, uno. Ok, è andato. Due. Tre. Dov'è il quarto? Mi sono perso il quarto? Oh, raga, erano quattro. Eccolo là. Lì c'è un altro carno. Addormentiamo pure l'altro carno perché. Oh, questo è ancora sveglio. Ah, eccolo. È andato. È andato, è andato. Oh, teniamoci il fucile per. Non si sa mai, eh. Oh, ma solo 24 me ne ha dati. Ma questo che mangia? Carne o. Proviamo a dargli la Prime poi. Allora, prendiamo la Prime da questo. Quell'altro sta un po' troppo lontano. Allora, lasciamo questa qui e lasciamo la carne questa qui. Lasciamo anche questa, perfetto. Adesso, dove sta l'altro? Qui ce n'era uno. Il secondo dov'è? Più giù? Ah, eccolo. Me l'ero perso. Secondo me, raga, è erbivoro. Mo' ve l'ho detto. Secondo me è erbivoro. Allora, vediamo un attimo di risolvere la situazione.
Perché oggi su Ark Online mi hanno griffato con le Ark. E grazie per avermi salutato. Mamma, che scherzi! Ti hanno raidato, ti hanno griffato. Che vuol dire ti hanno griffato, Samuè? Oh no, invece mangia carne, ragazzi. Invece mangia carne. Mangia carne, quindi queste le buttiamo, non ci servono. Adesso voi venite qui. Anzi, restate un attimo qui. Vado a prendere quegli altri due. Innanzitutto vado ad uccidere quel carno che stava. Dove stava quel carno maledetto? Eccolo. Lo uccido. Prendo la. Intanto mi sa che stanno lottando con qualcuno quelli là. Ok, mettiamo un po' di carne prime qui. Andiamo dal te, dal quarto, e gli mettiamo anche a quest'ultimo la carne prime. Ok, carne prime. Tac. Oh, bravo unicorno che. Vieni quando ti chiamo, bravo. Ecco qua, sono venuti pure questi. Fermo, fermi qua. Insomma, non sono proprio potentissimi, però ragazzi, ci accontentiamo. Qual è il problema? Adesso però, dato che ho buttato un po' di carne, noi la riprendiamo e la dividiamo tra i superstiti qua della nostra caccia. Dove sta? Eccolo. Lo dividiamo in quattro. Tac, tac e tac. Vai. Che mi hanno distrutto casa o il telefono che scrive come vuole lui. Ma tranquillo, no, quello più o meno capisco, dai. Griffato, ti hanno distrutto casa. Mi dispiace, ti avranno pure raidato, quindi. Purtroppo il PvP è così, amici miei. È la triste storia, insomma, del PvP. Purtroppo è così, non ci si può fare nulla. O hai una bella tribe, insomma, dove ti puoi unire, dove. Puoi contrattaccare agli attacchi. Io, raga, con Jagur e gli altri, lo sapete quanto abbiamo subito. Non ve lo dico, guarda, non ve lo sto qui a dire. Però ci siamo anche difesi, eh. Allora, dovrebbe essere salito, infatti. Vieni qua. Oh, ci deve essere qualcuno che non ha cibo. Quindi forse è questo. No, lui ce l'ha. Lui ce l'ha. Lui ce l'ha. E allora è lui. Eh no, ce l'ha pure lui. Oh, ma qui c'è qualcosa che non va. 187. Tu? Vabbè, questo qua allora lo butto. Ce l'hanno tutti. Allora, vai, venite qua. No, tu cavallo. Vabbè, tu il cavallo vieni con me. Vieni qua. Fermo qua, fermi qua, fermi qua, fermi qua. Allora mi metto in un punto, raga, dove posso teletrasportare tutti. Allora, per il momento ne prendo 4, ma poi già 4 sono troppi. Ranger Garden, ci teletrasportiamo lì. Mi sono iscritta, ma non compare nel video. Ma forse Sara è perché hai un. Agli iscritti segreti? Può essere per quello? Se metti magari i visibili gli iscritti, può essere che si vede. Ok, fermi tutti. Adesso noi ci riteletrasportiamo nel deserto. Last remote location. Ragazzi, ancora 9 like. Mi raccomando, ragazzi, io ve lo chiedo una sola volta. Oh, ma questo? Ma porca miseria, l'abbiamo teletrasportato con noi. Mi raccomando, raga, come dice Goku, vieni qua. Vieni qua tu. Cioè, non dice vieni qua tu, però glielo sto dicendo io a lui. Oh, ma posso anche sparare dal cavallo. Che figata, ragazzi. Allora, vieni qua, rinoceronte, prima che, insomma, mi incavoli.
Raga, mi raccomando, ve lo chiede Coco e ve lo chiedo anche io. Mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale, è molto importante per me, raga, mi raccomando. Oh, rinoceronte spinoso dei miei stivali, tu resta qui. Adesso mi allontano un pochino, raga. Così da non rischiare di portare qualcun altro con me. Oh, ma mi stanno seguendo? Oh, last remote location. Perfetto. Arriva a 20 like, dai raga. Allora, Giulio e Warrior. Buonasera, Lorenzo. Allora, andiamo a cercare altri draghi spinosi e o Terror World. Lì c'è un Raptor, allontaniamoci velocemente. Oh, ne abbiamo trovati quattro tutti insieme, ragazzi, i draghi spinosi, è stato fantastico. Oh, lì c'è un uovo. Guardi Gerboa, che carini. Ciao, piccolino. Allora, questo che è? Uovo di Gallimimus, ce lo prendiamo e ce lo mangiamo per strada. Guarda, 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 guarda come si incazza. Guarda, guarda. Via, 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 via. Oh, ma vabbè, ti devo ammazzare, ho capito. Io ti volevo lasciare libero. Allora. Shoo! E vabbè, maledetto pure il bot. Questo è morto, intanto lasciamo. Guardate la roba che c'ha sto cavallo che ha preso ogni volta che ammazzavi i bot. Guardate che schifezza. Via, 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 via tutta sta robaccia. Questa che roba è? Leone marsupiale. Questi ce li teniamo, non si sa mai. Tac, e diamogli sta roba così magari corre di più. Allora, alla ricerca dei draghi spinosi e o dei Terrorbird. Oh, che cos'è quella roba? Cosa? Perché stava correndo così? Oh, comunque qui c'è una costruzione. Vediamo un attimo che c'è, va. Guardate i bot, va. Guardate i bot, maledetti. Maledetti, venite qua. Vieni, vieni, vieni. Mo' te sistemo io. Che cavolo era? Ma chi era? Che cos'era, raga? Chi era che mi ha dato l'elettricità? Se è stato sedato, il tuo torpore sale rapidamente. Ah sì? E io mi mangio questi. Allora, prendiamoci 'un po' di robetta, raga. Questa la lasciamo, questa la lasciamo, questa pure. L'uovo ce lo mangiamo. E andiamo avanti. Andiamo avanti. Oh, dato che comunque qui fa caldo, lasciamo sta robetta dentro l'inventario del nostro cavallo. Che poi cavallo non è, ma è un unicorno, però vabbè. Ma dove? Ma maledetti, maledetti, ma mi volete lasciar perdere? Si incastra. Dove sta la mia armatura? L'ho droppata per sbaglio. I guanti. Guardate i pezzi di bot. Qui ci sono. Oh, ma veramente? Prendiamo tutto perché magari. Non vorrei perdermi un'armatura. Insomma, ecco qui il cappello. Prendilo. Sono pieno. Lasciamo un po' di roba. Allora. Tac. No, e vabbè. E vabbè. Ho lasciato un'altra volta i pantaloni. Dove stanno? Eccoli qua. Qui c'era il cappuccio.
Eccolo qua. Vediamo un po' se ho preso tutto. Dovrebbero essere 5. 5. E 5 sono. E 5 sono. Adesso lasciamo questa, come si chiama? Crudo. Ok, mettiamo tutto dentro l'animale che si conserva meglio. Ta 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 e ta. Niente, non conserva più niente. Togliamo sta roba, raga, perché è pieno di... Perché scappa sto maledetto? Ci sono altri bot. Madonna, raga, è pieno di bot. Buttiamo un po' di roba, via, tanto questa non ti serve, questa neanche ti serve, questa neanche. Adesso tu puoi prendere tutto. Esatto. Osa, esatto, ha preso tutto. Perfetto. Allora, qui ci sono i gerboi, i bot, vediamo un attimo sta costruzione, ragazzi, che cos'è. Vediamo un po'. Aspetta che non ho letto. Non ho letto. Sara, mi raccomando, niente spam. Te lo dico una volta sola. Giulio, sei fiero con lo scudo, è vero. Francesco De Francesco, benvenuto in live. Angelo Lanzalonga, benvenuto in live. Black Ghost, buonasera, benvenuti in live, ragazzi. Mi raccomando, spolliciate, condividete, iscrivetevi al canale, ragazzi. Importantissimo. Adesso vediamo un po' sta costruzione, va. Guardate che salto, salto. Il canguro, raga, che figata. Voglio prendere anche il canguro. Allora, draghi spinosi qui, ragazzi, non ce ne sono. No, non ce ne sono qui, draghi spinosi. Occhio ai piranha perché sono pericolosissimi. Che figa però sta parte, raga. Guardate, c'è anche la banchina per la barca. Figo. Allora, vediamo un po' sta casa qui, sta costruzione. Non ci passa il cavallo? Bella stronzata. E vabbè. Guardate, guardate questi che stanno lottando contro i bot. Tac. Allora, vediamo un attimo di andarcene via da qui perché menti che ci incastriamo è un macello. Lì che cosa c'è? Che cosa c'è? Che vedo che stanno lottando anche lì il coccodrillone? Sì, c'è una... Come si chiama? Il sarcosugo, ragazzi. Via, via, scappiamo dal sarcosugo. Samuele Buzzi, anche lui dice di non spammare. Mi raccomando, raga, non spammate. Se ti sta piacendo la live, lascia il like, condividi e iscriviti attivando la campanella per non perderti nessun video. Per non perderti nessun video, fate come dice Warrior, ragazzi, mi raccomando. Allora, raga, qui la situazione è abbastanza ostica, nel senso è pieno di, insomma, di carnivori, ma quello che vogliamo trovare è il drago spinoso e i Terrorbird, se li troviamo, ovviamente, se li troviamo. Ah, questo è proprio deserto pieno, raga. Questo è proprio deserto pieno. Allora, vediamo un attimo. Io non lo so se qui... Oh, ma guarda qui le costruzioni che ci sono. Non l'avevo mai visto, ragazzi. L'ho visto da lontano, insomma, non l'ho vista neanche bene. Guarda qui quante costruzioni carine che ci sono. Vediamo un po' qua. Il farfallone, oh. Ecco, fai la cacca e va bene. È un po' lunga la storia, raga. Però, che c'è qui? Che figata! Ma guarda che bello! Col balconcino, guardate che bello, raga. Aspetta. Cittadini romani, vincere e vinceremo. Ecco subito che c'è lì sotto. Che cos'è quello? Ah, vabbè, tranquillo. Oh, ma...
spinto indietro invece che davanti. Vabbè. Andiamo a prendere il nostro cavalluccio, raga. Basta ste cavolate, non perdiamo tempo. Volevo fare sta cavolata, raga. La volevo fare. Allora, dai, andiamo da un'altra parte, va. Andiamo. Guarda che salto. Vediamo un po' qui nelle profondità che ci sta. Niente, assolutamente nulla. Il cavallo subacqueo, ragazzi. Allora, ciao Stefano, Stefi Ferrara, buonasera, benvenuti in live. Di che parlavate voi due? Ma chi? Sei un figo, Angelo Lanzalonga, addirittura, grazie mille, troppo gentile. Benvenuti ragazzi, allora, Stefano, cuore, grazie mille Stefano. Allora, vediamo un attimo, ma qui no, lì vedo, che vedo? Un raptor. Io devo cercare i draghi spinosi del cavolo, raga. Lì ci sono altri bot, guardate da lontano, raga, costa, costa 1080 come si vede da lontano su Ark. Bellissimo. Oh, io non vorrei avvicinarmi troppo a dove stanno i draghi. Cerchiamo sto maledetto drago spinoso o terror board che sia. La fierezza di Giulio è immensa. Vero, raga, vero, vero, vero. Allora, cerchiamo sto maledetto drago. Lì non mi sembra di vederlo. Andiamo via. Oh, niente, mi stanno a dire che devo prendere i paracer, perché stanno ovunque. Poi quando li cerco io non ci sono. Quelli non sono. Qui altri bot. Andiamo via perché dobbiamo assolutamente... Eccoli, no. Niente, qui sono quei tigri. Le tigri nel deserto? Vabbè. Allora, quello lì non mi sembra che è. Altri cavalli. Lì un carno, via. Altri cavallucci, raga. Guardate qui, le belle zebrotte. Un bot che combatte contro quei cosi lì, quella specie di spino. Quelli in chat. Quelli in chat. Non lo so di che parlavamo. Abbiamo parlato di tante cose. Oh, eccolo là. Drago spinoso. Drago spinoso. Questo che cos'è? Via. Porca miseria. Dove stai? Dove stai? T'ammazzo. Vieni qua. T'ammazzo. Ammazzo pure a voi. Via, 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 via. Dove state? Olè. Allora, drago spinoso. Sbrigati a caricare, sbrigati a caricare. Eccolo là. Vai. Olè, preso. Andiamo, cavallo. Andiamo. S2. Ce ne stanno altri? Pare di no. Pare di no. Allora, prendiamoci un po' di carne di montone. Prendiamone un po'. Ecco. Ok. Può bastare, tanto quell'altra va sicuramente sprecata che... Allora, mettiamo un po' di carne di montone perché con questa, insomma, l'animale sale prima, si sveglia prima e ovviamente più forte. Ok. Aspettiamo qui. Tanto qui sembra che è tutto tranquillo. Allora, me ne ero andato un minuto, ma va tranquillo. Christian Maranci, ciao a tutti, ciao Christian. Fai una live questa sera alle 19. Cosa succede? Ah, nulla, assolutamente nulla. E sto cercando di catturare draghi spinosi. Penso che con questi due abbiamo finito. E devo prendere i terror board, ragazzi. Terror board non sono facili da trovare in questa zona. Forse sarebbe meglio andare in un'altra zona.
Cerco di andare nella Redwood, lì ci sono sicuro. Però io mi ricordo che c'erano pure qua. Boh. Niente, raga, non vi preoccupate, cioè, non è successo niente. Mi hanno chiesto di iscrivermi ad un canale e basta, ho detto di non spammare. Tanto, cioè, Sara è tranquilla, se ci stava guardando. Ecco qua, già salito questo, livello 82, raga, molto più forte. Adesso un po' di carne ce l'ha. Ecco qua, è salito pure quest'altro. Adesso li portiamo nel nostro giardino. Unitevi un attimo. Andate più vicino, bravissimi, bravissimi così. Adesso li teletrasportiamo. Last remote location. Eccoci qua. Allora, ci allontaniamo un pochino. Ecco qua. Ok, adesso ci riteletrasportiamo, sperando che nessun animale sia qui vicino. Perfetto. 16 persone live, ragazzi. Benvenuti a tutti, raga. Benvenuti a tutti e grazie di essere passati e di stare con me e di divertirvi con me. Allora, vediamo un attimo. Noi siamo praticamente in fondo alla zona desertica. Noi ritorniamo su, che lì l'avevo visti, raga. Ritorniamo al punto di partenza. Tanto il nostro personaggio è caldissimo. Oh, chi è? Maledetto. Quello è il Pego Mastax. Quello ti ruba le cose dall'inventario, raga. Scappiamo perché non vorrei averci niente a che fare. Allora, ritorniamo al punto di partenza. Guardate qui il carno che dà la caccia ad altri simili, ad altri miei simili. Ti ammazzo, maledetto. Lascia stare i simili del... come pure la tigre? No, la tigre però no. La tigre no. La tigre me ne vado. Guarda i bot come girano nella zona... in questa zona. Fallo per tutti, cattura il titano. Il titano? Qual è il titano? Ma ho capito, ma devo prepararla una puntata del genere va preparata, raga, perché comunque ho bisogno del cannone, ho bisogno di una piattaforma dove sparare, ho bisogno di una gabbia. Insomma, è una puntata abbastanza impegnativa. Per adesso non lo prendo, ma nelle puntate future lo prenderò, ragazzi, ve lo farò vedere. E lascerò libero anche lui nel nostro giardino di Jurassic Park. Allora, andiamo a prendere il Terror Bird. Mamma mia, con una tacchettata così il bot doveva morire. Ok, andiamo avanti. Qui ci sono altri gerboa. Aspetta un po'. Tanto per, raga. Tanto per, giusto per. Allora, mettiamoci sullo zero. Ma come si chiamano sti maledetti? 8. Ma forse vanno tamati proprio come tutti gli altri animali. Vediamo un po'. Eccolo là, sì, è vero. Lo chiamiamo Giulietto. E ci farà compagnia, raga. Eccolo qua. Tac. Ci farà compagnia. Vai così. Andiamocene. Andiamo a cercare i maledetti Terror Bird. Lì c'è un maledettissimo Raptor. Passiamo di qua. Altri bot. Fai una gabbia tutta per lui. Sì, no, la farò tranquillamente, non c'è problema. Beh, la gabbia la devo fare per forza. Ma dici la gabbia nel parco o la... Cristian Maranci, grazie dell'iscrizione. Dici la gabbia nel parco o intendi una gabbia per tamarlo? Perché per tamarlo, raga, per forza, perché sennò diventa difficile. Quest'altri bot se le prendono con i gerboa. Meglio che, insomma, meglio che
con lui, meglio con lui che con me, insomma. Allora, vediamo un attimo. Qui altri bot, ma quanti sono? Cioè, qui spawnano proprio a un canguro. Eh sì, dobbiamo andare dritti. Vediamo un po' la mappa. Eh sì, dobbiamo andare dritti. Allora, il gerboa ti dice il tempo che verrà. Ma sono tantissimi bot qui. Questo ti fa capire se pioverà. Beh, figo, figo, dai. E come te lo fa capire? Che non lo so io. Io stavo in un server dove c'era il gerboa gigante. E quello praticamente ti guariva tutti i tuoi dino. Se avevano danno o meno. Allora, poi dice Giulio, io devo andare a un compleanno di un mio amico. Buona live. Grazie Francesco, ci vediamo sicuramente alla prossima. Grazie di essere passato. Ma è una serie moddata? Sì, è una serie moddata. Per forza, perché altrimenti, ragazzi, per fare le cose ci metterei un macello di tempo. Per farvele vedere, insomma, in tempi brevi, devo per forza moddarlo il server. Comunque, qui andiamo ancora dritti. Fa dei versi strani. Beh, figo, dai. Allora, io penso che qui già potremmo trovare qualche Terror Bird. Perché prima stavamo qui sopra, insomma. Quelli sono bot. Un Argentavis. Un canguro. Draghi spinosi. Quando mi servivano, insomma, non ci stavano. Mo ci stanno. Mi servono però i maledettissimi Terror Bird. Quelli che sono cavalli. Vediamo un po' dove sto. Ci sto quasi, dai, ci sto quasi. Un uovo di Argentavis. Andiamocene via, perché questi poi sono abbastanza irruenti come animali. Insomma, si arrabbiano subito. Allora, vediamo un attimo se possiamo. Qui è finito? Cavolo, dobbiamo andare giù per la discesa? Così? Dobbiamo rischiarcela? Rischiamocela, va. Si è fatto parecchio male, però va bene così. Ciao, come si addomesticano le serpi? Non credo si possano addomesticare le... Se tu intendi i cosi, mi sfugge il nome. I titano boa. Non credo si possano... Eccolo là. Eccone uno. 9. No, 8 ho detto. Ok. No, mi è scappato. Eccolo là. Allora, in genere vanno avanti a coppia come i carabinieri o i poliziotti. Ma non ne vedo uno. Non ne vedo un altro. Vabbè, per il momento gli diamo un po' di carne. Ok. Dovrebbe salire subito, immediatamente. Vediamo se c'è qualcos'altro qui in giro. C'era uno tanto per, non mi dire. C'era uno tanto per, vabbè. Raga, al massimo cambiamo zona, insomma. Non è un problema. Allora, vediamo un po'. Ciao, come si addomestica le serpi? Ti ho risposto. Sì, intendo quelli. Ok, grazie. Non si può addomesticare. Infatti, vedi, Samuele, c'avevo ragione. Anche Samuele lo dice. Guarda qui i scorpioni che ci sono. Comunque, se posso consigliarti, sulla scheda del... Sulla scheda del... come si chiama? Aspetta, dov'è? Questa qui? Vediamo un po' se trovo titano.
Oh. Titano. No. Dove stanno gli animali? Eccoli. Ah, qui devo sbloccare tutti. Devo sbloccare tutti. Yeah, i cosi qua, vabbè. Questo ok, l'ho sbloccato. Vedete, sulla scheda dell'animale, se voi andate a cercarla, c'è scritto anche la dieta dell'animale e se è possibile tamarlo. Per esempio in questo non c'è scritto. Perfetto proprio, perfetto proprio. Vabbè. Vediamo un po', temperatura docile, erbivoro, periodo tardo cretaceo, specie Ankylosaurus. In genere su queste schede c'è una specie di... Mo ve lo faccio vedere, questa è Argentavis, Titano Boa dovrebbe stare qui in fondo. Questo cos'è? Nota di Elena. Ma che roba è questa roba? Allora, vabbè, mo ti faccio vedere, ecco, sicuramente tu l'avrai sbloccato. Temperamento aggressivo, dieta carnivoro. Allora, oltre che non credo ci sia scritto dieta, ma c'è un simbolo, eccolo, questo qui del collare. Il collare vuol dire che si può tamare l'animale. Quando il collare è sbarrato con una X, sì, vabbè, ho fatto muovere il libro. Quando il collare è sbarrato con una X, non è possibile tamarlo. Per esempio questa qui del lupo ti fa capire che in branco è più forte. Il simbolo del dente non lo so che cosa voglia dire. E questo qui ovviamente è il simbolo che è tamabile come animale. È addomesticabile. Quindi, allora, questo è salito. Io direi di teletrasportarci. Teletrasportiamoci al giardino e andiamo a prendere altri Terror Bird. Allora, esiste un dinosauro di terra che ci si può costruire una base sopra? Sì, c'è il brontosauro, c'è il drago spinoso. Il drago spinoso funge anche banco da lavoro. Questo uovo? E questo uvetto? Di chi è? Di Diplodoco? E noi ce lo mangiamo il Diplodoco? Oh, buono il Diplodoco, buonissimo. Allora, andiamo a cercare altre. Guarda sta tigre maledetta, guarda. La devo rimettere dentro. Le tigri riescono a scappare, non riesco a capire come. Comunque, andiamo a cercare sti Terror Board, ragazzi. Maledetti Terror Board. Questi stanno sicuramente qui a destra, ci sono. Quindi facciamo il giro di Peppe qui. Allora, ti consiglio un gioco, dice Dr. Troll. Se lo vuoi portare, si chiama Planet Side 2. Allora, guarda, dopo lo vado a vedere. Vado a vederlo e vediamo com'è. Ciao, ora devo andare, dice Leo. Ciao Leo, grazie di essere passato. Allora, stanno pure qua i Terror Board, eh. Qui non mi sembra. Allora, se non lo troviamo qui dietro, andiamo qui diretto dietro il fiume. E vediamo chi c'è. Vediamo se c'è. Allora, qui mi sa che ho fatto una cavolata a chiudere tutto. Devo andare prima qua. Ho chiuso tutto perché entravano gli animali wild, raga. Quindi ho dovuto chiudere. Allora, qui. Perché questo corre? Terror Board, dimmi di sì. No. Ecco, come questo mi ha visto a me, mi viene dietro a me. Ma tu te rendi conto? Allora, dai, cerchiamo sti maledetti Terror Board. Portiamocene a casa almeno tre. Che uno ce l'abbiamo, poi li facciamo accoppiare, raga. In una puntata, raga, porterò tutti gli accoppiamenti. Forse domani. Vediamo un attimo stasera se riesco a fare qualcosa qui sempre su Ark. Dai, che qui era pieno di Terror Board. Dai, non posso averli ammazzati tutti. Guarda le api qua. Allora, non lo sapevo, grazie. Di che?
Pure il Paracer, eh? Pure il Paracer, puoi costruire la base sopra. Allora, qui non penso ci sia. Andiamo avanti. Oh, raga, è proprio bello andare a giro con l'unicorno, sapete? L'unicorno, cavallo che sia, eh. Ovviamente è molto più bello stare sugli animali volanti, questo poco ma sicuro. Allora, andiamo a cercarlo qui, dai. Oh, era sempre pieno, ma oggi non ci sono. Allora, in pratica sei con la tua squadra ambientato nel futuro, hai possibili disponibili dei mezzi con cui insieme al tuo team andate a conquistare dei territori, ma ci sono anche team nemici e quindi si deve combattere contro con carri armati, armi vere. Ah, ma quindi è un PvP. I PvP, raga, non mi piacciono. I PvP non mi piacciono perché considerate c'ho Call of Duty Advanced, no, Call of Duty World War 2. Raga, no, non mi piacciono. Non mi piacciono proprio. E poi sono una sega immensa a quei giochi. Allora, passiamo di qua. Nella nostra inespugnabile fortezza. Perché abbiamo appena visto, insomma, che è più che espugnabile. Ah, qui ci avevo messo i T-Rex. Avevo chiuso pure qua. Dimmi che posso passare, dimmi che ci posso passare. Non ci posso passare. Maledizione, niente, allora. Devo teletrasportarmi di nuovo. Mannaggia la miseria, raga. Allora, Garden. Allora, ricominciamo da capo. Andiamo direttamente da qua, togliamo la ringhiera e la rimettiamo. È l'unica cosa. L'unico modo. Allora, eccola qua. Ringhiera. Togliamo. Vieni con me. Vieni però. Ok. Riprendiamo la nostra ringhierozza. Ok, possiamo andare. Allora, beh sì, in teoria è PvP, ma molto più bello secondo me. Vabbè, poi dipende dai gusti, eh. Dove si trova l'unicorno? Si trova in giro per la mappa, però ce n'è uno solo a mappa, ragazzi. Uno solo wild, eh? Selvatico. Ovviamente dovrete essere fortunati nel trovarlo. Allora, lì non c'è. Non c'è neanche là. È bellissima questa live. Grazie Angelo, grazie mille. Allora, è free to play ed è veramente fatto bene. Ci gioco da ieri sera. Sì, anche a me. Vedi, hai trovato un estimatore di quel gioco. Comunque gli do un'occhiata, te lo prometto. Allora, vediamo un attimo. Qui c'è il carno. Qui si va giù però. Vediamo un attimo di andare giù e trovare quei maledettissimi uccelli del terrore. Qui è tutto cespuglio, non si vede nulla. Eccoli qua, ammazza, oh. Perfetto, ragazzi. Questo, uno preso. Ma ce n'era uno solo, eh no, dicevo. Oh, ma... Siete fermi un attimo? Allora, qui la carne ovviamente ormai è scaduta. Devo ammazzare qualcuno. Non ho carne.
Sì, ho visto qualcuno, eh? Avevo sentito qualcuno più che altro. Sparito. Oh, non c'è più nessuno. Porca miseria, niente, vabbè, gli do la carne che ho io nell'inventario, dai. È l'unica. Anzitutto, dove stanno? Allora, uno sta qua, tutti e due qua stanno, eccoli qua. Allora, prendiamo metà della carne cotta che ho nell'inventario, la dividiamo in stack, ecco, eccolo là, chi è? Si era nascosto il tipo qui. Si pensava che tanto non lo beccavo. Oh, tre servivano e tre l'abbiamo presi, ragazzi. Perfetto. Poi appena si tirano su, raga, teletrasportiamo tutti al giardino. Tanto qui dovrei riuscire. Oh, vediamo un attimo che dite. Ciao Giulio, cosa mi sono perso? Cosa si fa qui in questa live? Scusa per il ritardo, ma ho finito adesso scuola. Tranquillo Mattia, abbiamo quasi finito la live. In effetti abbiamo preso i draghi spinosi, siamo andati nel deserto. Abbiamo dato la caccia a questi animali del Cretaceo, forse. Non lo so. E ne abbiamo trovati 6 e li abbiamo portati nel giardino. Adesso li portiamo a casa. Portiamo a casa tutti, ragazzi. Faccio un paio di conti e chiudiamo la live. Se ti piace fammi sapere. Va benissimo, va benissimo. Tanto se ti piace lo vedrai, insomma, che lo porterò nel mio canale. Ragazzi, vi ricordo che in descrizione troverete il link per le donazioni se volete donare. E troverete anche il link di Facebook e Telegram se volete aggiungermi come amico. Ovviamente su Telegram, ragazzi, e su Facebook, se mi aggiungete, troverete le notizie più importanti. Ovviamente quando andrò in live avvertirò lì sopra, anche perché, soprattutto, perché YouTube non manda le feed, ragazzi, quindi non si può mai dire quando possa io iniziare una live. Magari se avete Telegram avete la notifica che vi viene sul cellulare e sapete quando vado in live. Ok, manca solo uno, che è al 55, tra l'altro. Prendiamo subito il telecomando. Oh, io gli farei una gabbia al terror board vicino ai velociraptor. E al drago spinoso, non lo so. Al drago spinoso non so dove potergliela fare la gabbia. Allora, intanto prendiamo i nostri terror bird, i nostri 4 terror bird, e li mettiamo, li lasciamo vicino ai raptor. Così, raga, sappiamo che la gabbia deve stare lì. Poi prendiamo gli spino, i drago spinosi, e li mettiamo da un'altra parte. Guardate gli Utiranni. Oh, perché quello Utiranno sta fuori? Cominciamo un'altra volta, ragazzi, con sta storia che gli animali scappano dalle gabbie. Non c'è niente da fare. Scappano dalle gabbie, raga. Non so il perché, non so il motivo. Allora, voi fermatevi qua. Fermi qua e non vi muovete assolutamente. Adesso andiamo a prendere i draghi spinosi e li mettiamo magari vicino agli Utiranno, raga. Li mettiamo là. Eccoli qua. Dove stanno gli altri? 4. Ah, eccoli.
Oh, venite con me, draghi, venite! Guardate come scodinzolano, raga. Vai, vai, vai. Dai che siamo arrivati, dai che siamo arrivati. È uscito, è vero, sono usciti, ragazzi. Riescono ad uscire, non capisco perché forse questa mod delle recensioni Jurassic Park è difettosa, raga. Purtroppo non so che fare, non so che fare. Ma pure i dinosauri un po' sono molto buggati, raga, sono molto difettosi, nel senso che non è che lo metti da una parte il dinosauro e rimane lì. Allora, fermi tutti, guardate che belli, raga, gli facciamo una foto, che dite? Facciamogli anche una foto, dai. La mettiamo così. Perfetto, gli abbiamo fatto sta foto bellissima, raga. Anzi, facciamo così. Noi che guardiamo di qua, gli facciamo la foto. Così. Mi piace di più. Perfetto, raga, guardate che bella foto. Ok, possiamo andare. Oh, ragazzi, oggi, questa sera poi farò sempre un'altra live di Ark. Farò un'altra live di Ark e vi farò sapere tramite social network, quindi tramite Facebook e Telegram cosa porterò, insomma, di particolare. Ranger One. Perfetto. Andiamo indietro. Ci rimettiamo le nostre cose. Anzi, questo lo lascio. Oh, Luca Pagliari, grazie di essere passato. Benvenuto in live. Allora, ragazzi. Allora, appuntamento a questa sera, raga. Fammi posare questa robetta. Eccola qua. Raga, appuntamento a questa sera. Mi raccomando, venite tutti, ragazzi. Grazie di essere passati oggi. Grazie per i like. Grazie per le iscrizioni. Grazie di tutto, ragazzi. Grazie per la compagnia. Mi raccomando, aggiungetemi su Facebook e aggiungetemi su Telegram se ce l'avete. Ci vediamo questa sera. Mi raccomando, non tardate. Dirò una cosa che non l'ho detta mai. Ale Ajacta S, ragazzi. Gaio Giulio Cesare vi saluta. Vi ringrazio tutti. Ringrazio anche Warrior di essere stato in live a fare da moderatore. Ci vediamo questa sera, ragazzi. Mi raccomando, non mancate. State sempre con Gaio Giulio Cesare Gaming. A stasera. Ciao, ragazzi. Vi lascio con un po' di musica. Ave!